Salve a tutti cari lettori e benvenuti oggi. Sono Giovanni Bonizzegni, responsabile ufficio stampa Sergio Bonè Editore. Sono qui con una superstar, Giampiero Casertano. Ciao Giampiero! Ciao vecchio mio, ciao, ciao a tutti. Io sono un po' emozionato, devo dire, però vabbè, la maschero benissimo, ma oggi siamo qui con Giampiero perché faremo le pulci, proprio perché parliamo di West, della sua bellissima pubblicazione che è Ragazzi il Texone. Giampiero ha prestato la sua arte per il nostro caro Tex e ha consegnato in edicola un volume pazzesco. Ci fa ancora più piacere perché l'estate è molto cara ai lettori, no? Quindi cioè, la Bonelli produce e offre molto per i lettori, ma qui abbiamo veramente una chicca. Giampiero, io con te ora voglio iniziare a fare una lunga conversazione e parlare del lavoro, perché secondo me è stato un lavoro bello intenso. E anche se tu sei una rockstar del fumetto internazionale, cioè anche a te ti saranno un po' tremati i polsi davanti a Tex, no? Assolutamente sì, Giovanni, assolutamente. Pensa che io lo dico nel libro, mi hanno fatto appunto questa piccola intervista all'interno del libro e racconto un aneddoto realmente accaduto di quando Sergio mi chiese tanti anni fa, durante un incontro avuto in redazione, se io ero pronto per fare il Tex. E io allora sinceramente ero molto sorpreso e anche intimorito dalla richiesta perché mi andavo a confrontare con una sorta di icona del fumetto nazionale. E gli dissi: "Guarda, Sergio, non mi sento pronto." La cosa poi mi è ritornata in mente nel momento in cui, anni dopo, ormai Sergio non c'era più, invece mi chiesero di fare invece il Texone, che peraltro è una prova veramente maiuscola e muscolare, devo dire. Però in quel caso io mi sono ero pronto, ero più sicuro delle mie possibilità, insomma, dei miei strumenti. L'unico mio rammarico è che non potevo più dire a Sergio: "Sì, Sergio, adesso sono pronto." Io devo dire che è affascinante perché uscendo un po' dalle vesti da ufficio stampa, io sono un tuo fan, io sono il tuo lettore, cioè io arrivo con Dylan e scopro te e vabbè, mi perdo nei tuoi pennelli, nei tuoi campi, è pazzesco. Cioè, quindi sentirti che di fronte al signor Bonelli tu dici non mi sento pronto. È molto molto bello, devo dire. Nell'intervista che hai citato, a opera di Gian Maria Contro, che ringraziamo, diciamo che i Texoni hanno anche un valore importante perché fanno un po', vi mettono anche un po' sotto torchio a livello di intervista, perché qui veniamo a sapere che tu hai creato un tuo personaggio West e quindi il West ce l'avevi dentro proprio. Io praticamente il West ho cominciato a masticarlo a casa di un mio amico, siccome io con la mia paghetta non mi potevo permettere l'uscita mensile del Tex. Lui invece era uno che praticamente li comprava sempre. Allora andavo a casa sua e me li leggevo. Io mi ricordo ancora Vendetta Indiana, tutti i racconti di Ticci che io mi divoravo. Anzi, qualcuno glielo volevo anche zabbare, ma poi dopo niente, non c'è stata la possibilità di farlo. Però già da allora io respiravo questo clima. Poi figurati, io ti sto parlando. Non so, degli ultimi anni 60, inizi anni 70, per cui anche in televisione c'erano i film di John Ford, tutta l'epopea americana della cinematografia western, e per cui dentro di me, il bambino che era dentro di me incominciava a urlarmi che dovevo fare qualcosa. E infatti una delle mie primissime esperienze è stato proprio questo albo che io mi ero confezionato da solo, avevo fatto la copertina ritagliando un foglio bianco, l'avevo colorato e chicca delle chicche dietro, siccome nessuno voleva farmi la recensione, me la sono fatta da solo, Ma no, ma parlando in terza grande. persona, hai capito? Un po' come Nome Cesare, no? Che d'arte. parla di lui in terza persona nel De Bello Gallico, no? Vabbè, sono chicche della mia storia, insomma. E lì avevo inventato questo personaggio, si chiamava Cern, infatti anche il logo riprende quello del Tex, insomma, era
era figlio, era un tributo al grande personaggio di Bonelli. Insomma. Tu hai una carriera enorme, però qui abbiamo, come hai detto prima, una prova muscolare, perché diciamo la verità, il Texone richiede muscoli e fiato, perché sono così tante tavole, quindi lo sprint iniziale che uno porta avanti anche nella parte centrale ed è difficile. Quindi volevo chiederti un po', anche complice una storia molto interessante, perché Ruyu devo dire che riesce a mettere dei tempi precisi. Quindi cosa ha voluto significare anche in un tuo cambio di stile affrontare il West così? Bravo, è stata una vera rivoluzione a tutto campo, nel senso che capisci che io provengo da un rapporto con il fumetto completamente diverso, sia a livello di sceneggiatura che come disegno e quindi anche come visione del fantastico che andavo poi a disegnare. Dylan è un personaggio attuale, quindi la documentazione era comunque importante. Si svolge in un paese straniero, c'è tutta una serie di attenzioni che io devo porre sul disegno, che però deve evocare la modernità. In questo caso invece è tutto completamente diverso. Intanto, ma anche banalmente, le suppellettili che usavano allora non sono quelle che usiamo oggi. L'ambientazione, i cavalli, i cappelli. Apro parentesi, i cappelli. Tutti mi parlano delle difficoltà di cavalli che effettivamente sono veramente difficili da disegnare, hanno un'anatomia veramente complessa, soprattutto in movimento, come dimensione, ma i cappelli io mi ricordo, sono una sfida. Se tu cambi angolazione, non è più lo stesso cappello, è un'altra cosa, cioè è una, come dire, è veramente una struttura molto complessa, articolata in modo completamente diverso. Abbiamo proprio delle ondulazioni, abbiamo delle ellissi particolari, e nel momento in cui tu le giri o lo sposti minimamente, cambia la struttura, cambia il soggetto, ma non solo. Se tu lo sbagli nel disegnare, il lettore se ne accorge subito, anche se non è lui che lo disegna, ma lo riconosce subito. Quindi prova a pensare la difficoltà, no? Adesso stiamo parlando di una banalità, di una piccola cosa. No, però per farti capire la complessità dell'insieme, no? Però lasciami dire, cioè, tutto appunto complesso, eccetera. Ma vuoi mettere il bambino che è lì che godeva come un pazzo, che era lì che sfogliava i tex e adesso lo disegno io? Ragazzi. Raccontami ancora quello switch, il mondo Dylan e il mondo Tex, perché c'è sempre anche questa idea, no? Il West, una bella liga orizzontale, due montagne, sì. Magari, poi valla a fare tu. Magari, ma no, ma non solo. Innanzitutto con il Tex tutto doveva essere documentato, nulla si può dare per scontato. Mentre in Dylan qualcosa, io anche per una conoscenza diretta dell'elemento moderno potevo in qualche modo improvvisarlo, invece in Tex no. In Tex c'è tutto da studiarlo. C'è da studiarlo e da riproporlo. Tra l'altro, tenendo presente che ci sono stati dei giganti che sono arrivati prima di me, che si sono cimentati sul personaggio come sul genere western. Ma poi cambia completamente appunto l'approccio. Tu prima parlavi dell'ambientazione, dell'orizzonte. Pensa l'orizzonte... disegnarlo in un modo invece che in un altro vuol dire dare un respiro allo spazio che altrimenti, ad esempio in Dylan, facevo più difficoltà nel definirlo. Mentre invece qui, essendo spazi aperti, ma non banalmente aperti, sono sempre complessi, c'è da studiare la morfologia del territorio, lo skyline, tanto per dire, del territorio, che è sempre particolare. Da quello, se riesci a indovinarlo, dà il senso a tutta l'azione che viene svolta nel frattempo. Per cui
È interessante, non si finisce mai di studiare, veramente. Scusa la banalità, Joe. Secondo me i lettori avranno capacità di vedere un Giampiero Casertano che cambia nell'impostazione mentale del disegno, e quindi questo è un valore, secondo me, aggiunto, soprattutto perché è sempre quella sintesi in un mondo West che la sintesi la richiede. Certo, sono passato da un approccio del Dylan che mi vedeva quasi ormai libero da certi tipi di limitazioni. Ormai avevo messo a punto anche banalmente un ripasso su un disegno, a tutt'altra visione. Quindi mi sono aiutato attraverso l'ausilio della grandissima esperienza di quel gigante che è stato Giraud, con il suo Blueberry, ad esempio. Io me lo sono divorato e me lo divoro da anni, e lui, devo dire, che mi ha dato tanti spunti, tante soluzioni, tanti modi di vedere anche solamente il segno, no, banalmente. Però tu ti sei trovato in poco tempo e velocemente a dover tratteggiare più scene. Quali hai sentito più vicine e quali ti hanno dato più difficoltà? Io non ho fatto niente di eccezionale, in realtà, nel senso che se tu leggi tutti i text precedenti ti accorgerai che certe ambientazioni tendono a ripetersi con una certa costanza nei racconti di Tex: l'inseguimento a cavallo, piuttosto che la scazzottata nel saloon, piuttosto che l'interno dell'albergo. Per cui, senza prescindere da chi mi ha preceduto, ho cercato di dare la mia versione. Devo dire la verità, la cosa che più mi ha dato problemi sono proprio le ambientazioni all'interno della città, perché era, mentre sui campi lunghi io ho, come dire, una certa attitudine, mi sento in qualche modo entusiasta, mi sento portato per certi tipi di visionarietà, mentre invece nel chiuso, tra l'altro un chiuso ben determinato e ben codificato, lì invece ho dovuto imparare da A alla Z, hai capito? Per cui ho dovuto cominciare a sperimentare, a mettermi a studiare il saloon, come erano seduti, eccetera, eccetera. Per cui, ecco, in quel caso lì, devo dire che le incognite erano maggiori rispetto ad altri tipi di ambientazioni. Però poi, come ti dicevo, il bambino, no, quello là che mi urlava nelle orecchie, è venuto fuori prepotentemente, per cui alla fine il divertimento è sempre maggiore della fatica. Quando è che ha urlato? Non smetterò mai di dire, Joe. Noi stiamo facendo il lavoro più bello del mondo. Lascia stare, guarda. E te lo dico a fare. Quando è che il bambino ha urlato tantissimo? Ha detto sì, sì, questo è il nostro, vai, vai, scateniamoci. Cioè, dico proprio... Allora... Beh, innanzitutto le scene iniziali. Hai presente quando nel preambolo della storia c'è tutto il flashback di quello che accade storicamente? E anche lì è stato un godere, insomma, ricercare un'ambientazione. Poi le scene d'azione, insomma, per i disegnatori sono il pane, no? E poi dopo, appunto, sono state soprattutto, come dire, il rapporto con gli indiani. Okay. Il rapporto con gli indiani. Anche lì io sono stato poi particolarmente fortunato, perché gli Apache sono tra gli indiani più documentati a livello fotografico, a livello di ambientazione, eccetera, eccetera. Io devo dire che... come dire, sono stato favorito da questa unicità di questa tribù, insomma. Che poi, peraltro, a me piaceva tantissimo. Il cattivone, ho cercato di guardarmi soprattutto le immagini storiche dei vari indiani, soprattutto di Geronimo. Poi l'ho storpiato a mio piacimento e l'ho fatto venire fuori, insomma. Ora ho la domanda... delle domande che io faccio sempre. Vai. Un po' su Tex, perché sentendo le varie interviste
alla fine salta sempre fuori, quindi io ho detto ora la porto a Giampiero. Come è stato beccare il viso di Tex e mantenerlo Tex? Questa è la domanda da $1 milione. $1 milione. Allora, tu devi pensare una cosa. Quando ho iniziato nell'86 a fare il Dylan Dog, eravamo 7 disegnatori. Villa fece lo studio preliminare del personaggio. Lui, tra l'altro, disegnava, a quell'epoca disegnava solo le copertine, non faceva i disegni dei racconti. Chiaramente, avendo un modello davanti, cercavamo di rifarci a quelle che erano le fattezze del personaggio. Chiaramente, partendo dal presupposto che ognuno di noi è unico e ripetibile, sono venuti fuori 7 Dylan Dog diversi, che però rispettavano in linea di massima il personaggio. Nel corso del tempo, il mio Dylan Dog iniziale si è evoluto, cioè è cambiato nel corso del tempo, perché anche noi cambiamo nel corso del tempo. Non è più il nostro modo di disegnare quello, si arricchisce, dobbiamo combattere contro, che ne so, la scontatezza di certi rituali. Per cui in questa evoluzione, in qualche modo, sarà stato perché io avevo iniziato il personaggio dall'inizio, in qualche modo insomma, veniva accettato la mia versione. Io consegnavo le tavole, non c'era una revisione. Io in realtà con le tavole di Landò chiedevo alla fine di ogni albo di ridarmi tutte le tavole perché lo volevo rivedere e rimettere a posto tutto quello che non mi piaceva. Passo da Tex e Boselli mi fa... Dice, guarda, uno dei primi presupposti è che tu ci devi far vedere le matite prima ancora dell'inchiostrazione. Poi, quando è finita l'inchiostrazione, ci fai vedere anche l'inchiostrazione. Ecco, lì ho cominciato a percepire che era un ambiente un po' diverso. Quindi la meticolosità, il perfezionismo di certe applicazioni mi fanno percepire che è un personaggio importante, una cosa grossa. Il problema qual è? Adesso, qual è, ti faccio la domanda, qual è il Tex? Qual è il viso del Tex canonico? Uno potrebbe pensare che è quello del copertinista, no? Però, prima di Villa, c'era Galeppini. Sì. Tra i due viene fuori un Ticci che non ha fatto le copertine, ma ha fatto, secondo me, una delle operazioni migliori di Tex, perché quando arriva lui, comincia una documentazione e un riferimento cinematografico a tutto il mondo western americano che ha cambiato faccia al Tex, ok? Ora, poi ovviamente se ne sono succeduti tantissimi di disegnatori, appunto, la domanda è questa, qual è il Tex? Nessuno lo sa, nel senso che siamo per forza, ci dobbiamo per forza limitare. A volte leggo i lettori che dicono ma questo non è Tex, ma qual è il Tex? Però non riescono a, come dire, non riescono a indicare un modello unico per tutti. E infatti non esiste un modello unico per tutti. Esiste cosa? Esiste un modello che si rifà in qualche modo a una parvenza di elementi costitutivi della fisionomica di Tex, ma di fatto ognuno dà la sua versione. Il problema qual è? È che deve passare un po' di tempo perché questa mia versione si codifichi, si occupi uno spazio in cui il lettore dice ah, questo è il Tex di Casertano. Vaglielo a spiegare a Boselli che ogni volta giustamente mi prende e mi dice ma no, no, questo Tex è brutto, va rifatto. Hai capito? Cioè, poi immagino che con Mauro fai questo lungo discorso, no? Gli dici Mauro. Sicuro, ma sicurissimo. Tu sai che Mauro è sempre aperto. Noi ci permettiamo di fare questi commenti. Noi ci permettiamo di fare questi commenti perché gli vogliamo bene e gli siamo debitori. Ma no, ma lo dico con affetto. Lo so, ma gli siamo debitori
di un... uno che il Tex non ci lavora, lui lo vive il Tex, esatto, perché per lui è questa icona e si porta dietro una responsabilità enorme, che è quello di portare avanti il Tex e non tradirlo mai. Mauro ci consegna secondo me un Tex che una serie percepita come statica che non lo è per niente. Se uno è attento, se uno è attento dal lavoro, diciamo dai semi del passato di Carson ed andare avanti, si vede come il respiro di Tex e l'epopea cambi. E la bravura, secondo me, di Mauro, ma non lo dico perché siamo io e Giovanni che intervisto te, secondo me è il far passare i grandi cambiamenti su Tex in una maniera leggera e quindi apparentemente dice una serie statica è tutto no, però lui riesce sotto traccia a metterti delle cose, cioè ora il magnifico fuorilegge inizia un percorso che poi porterà la miniserie alla serie tuttora in corso di Tex Willer, che ha un grande successo da parte dei lettori. Quindi Mauro ha questa prerogativa qua, è custode però, come dici tu, di un faro assoluto, quindi quando gli porti le tavole è così, c'è il momento della verifica. Quindi, no, ma poi io in realtà sono, nonostante i 30 anni di Landog, io sono entrato in questa nuova avventura come un esordiente, chiaramente, perché il Tex l'ho sempre solo guardato a distanza, come un lettore, tranne una piccola cosa che avevo fatto sempre con Boselli, insomma, una trentina di tavole sul Tex a colori, per come passare dal torneo dell'oratorio alla Champions League, hai capito? Tra l'altro io non so se lo posso dire, ma grazie a questo Texone io sono entrato in pianta stabile all'interno della serie del Tex, per cui il buon Mauro mi ha proposto appunto di andare avanti con queste, e mi ha fatto fare diverse cose, sì. Per cui niente, diciamo che possiamo parlare di un paio d'anni, sono già da un paio d'anni, forse un po' di più, che ormai sono in pianta stabile sul Tex. Wow. Ecco, quindi in qualche modo questo approccio comincia a diventare, da bambino comincia a diventare un ragazzo e poi spero nell'adulto. Sono sempre curioso di capire che cosa arriva al lettore di quello che faccio. Mm-hmm. E ancora oggi ti assicuro che dopo tanti anni di lavoro è una cosa che ancora mi sorprende. Io mi stupisco e spero di farlo ancora per tanto tempo, di stupirmi di che cosa può arrivare al lettore. E non è sempre detto che è positivo, anche il negativo ci può arrivare. Però a me serve per capire meglio, per conoscermi meglio. Ma poi a me piace in particolar modo la caratterizzazione dei personaggi. Come il mio cognome fa facilmente presagire, io arrivo dalla commedia partenopea, no? Cioè, quindi da tutto quel clima di maschere sì, napoletane, sì, in particolare, che in qualche modo mi hanno accompagnato, no? Nella lettura dei vari caratteri, perché in realtà noi quando disegniamo è come se parlassimo di noi stessi, noi comunichiamo al lettore ciò che siamo e il livello delle domande che ci facciamo nel momento in cui il foglio è bianco, quelle caratterizzano anche la qualità e l'efficacia del lavoro che vai facendo, senza mai dimenticare che, come dire, noi trasmettiamo sempre un portato, sempre una cosa che ci portiamo dietro. Io continuo appunto sempre a dire che noi facciamo veramente il lavoro più bello del mondo, perché ci permette appunto in una comunicazione professionale ciò che siamo e ciò che abbiamo da dire, anche se non lo possiamo fare a parole, lo facciamo attraverso le immagini. E un occhio attento è capace di cogliere questa particolarità. Per cui io sarò sempre grato che il talento di ognuno va sempre, come dire, supportato da uno studio, da un approfondimento. Non a caso il talento evangelico presumeva
una sola condizione, che andasse sviluppato. E ti posso anche dire... non lo sotterrasse, non si accontentasse. Ecco, io spero di non accontentarmi. Ci sono due momenti particolari che mi hanno segnato in quello che stai dicendo tu. Una è un ragazzino che durante un incontro, era uno che leggeva il Dylan, durante un incontro che ho fatto con i ragazzi, alla fine dell'incontro mi ha detto: guarda, io non la conoscevo, adesso che l'ho sentita parlare, sento e vedo che c'è una sintonia totale con quello che disegna. Questo mi ha fatto veramente un bellissimo complimento. L'altro è stato quello di Ambrosini. Tu sai che io ho lavorato con lui, eravamo nello stesso studio, fianco a fianco praticamente, io ho avuto la fortuna di disegnare un suo Napoleone. E lui una volta, facendogli vedere una scena che a lui, lui aveva descritto bene, ci teneva particolarmente, guardando quella scena, alla fine mi ha detto: guarda, io avevo pensato questa scena, perché lui è anche disegnatore, non dimentichiamolo, l'avevo pensata in tutt'altro modo, ma adesso che tu l'hai fatta così, io non riesco a immaginarmela in un altro modo da come l'hai disegnata tu. Ecco, questa è stata la cosa più bella che mi hanno detto. A tutti i lettori di Tex, a tutti i lettori in generale, recuperatelo, perché qui Gian Piero veramente vi fa un regalo, vi offre una cosa molto intensa. E in più aspettatevi nuovi lavori. Per un artista che è in continua evoluzione, in continuo dubbio, in continuo lavoro interno, quindi avremo sempre un magma creativo pronto da parte di Gian Piero. Bene, sono contento, dai. Ti ringrazio tanto, Gian Piero, ti ringrazio tanto.